Povero, dice Adorno, tu ti sei presente davanti a noi, tu confondi la superbia umana nella condizione eucaristica in cui ti sei posto, confondesti la superbia umana quando nasceste, confondesti la superbia umana nella tua vita povera e umile, confondesti la superbia umana che cerca di esaltarsi sui troni della terra, tu ti esaltasti sul trono della croce, versando il tuo sangue per tutti gli uomini, tu confondesti la superbia umana scendendo nel sepolcro, scendendo agli inferi, e continuamente tu mortifichi la superbia umana nel sacramento delle Eucaristia, perché soltanto Dio è grande, Dio è l'unico, e anche tu, nella condizione in cui hai voluto perpetuare il tuo sacrificio, tu hai voluto condannare la superbia dell'uomo, hai voluto ribadire che soltanto Dio è Dio, soltanto a Lui ti prostrerai, Lui soltanto adorerai, tu hai voluto umiliare tutto il genere umano e tutto l'universo in te capo, tu sei in uno stato di umiliazione e vuoi che tutta l'umanità che tu rappresenti, tutto l'universo che tu rappresenti sia in uno stato di adorazione davanti al Padre, davanti all'unico Dio. Oh Gesù, noi condividiamo la tua adorazione, la tua umiliazione, il tuo annientamento e proclamiamo con te che soltanto Dio è grande, che soltanto a Lui bisogna servire. Lode e gloria a te, Signore. Signore Gesù, tu l'uomo dei dolori, tu l'uomo disprezzato, tu l'uomo trafitto, tu l'uomo mansueto che vai al macello, ma per la tua umiliazione noi siamo stati salvati. Il tuo sacrificio è stato fecondo per noi. Noi, tua discendenza, cantiamo le lodi del Signore come aveva vaticinato il profeta Isaia quando ti vide. Vogliamo rileggere questa pagina, Gesù, e vogliamo ricordare quanto ti siamo costati, o Signore, e come tu rinnovi la tua sofferenza ogni giorno per la nostra salvezza. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio, umiliato, è stato trafitto per i nostri delitti, è stato schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui, però per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Tutti eravamo sperduti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e iniqua sentenza fu tolto di mezzo. Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi per l'iniquità del suo popolo. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo. Ebbene, sebbene non avesse commesso nessun peccato, né vi fosse inganno nella sua bocca. Signore, ecco l'immagine tua davanti ai nostri occhi. Tu per noi soffriste, per noi fosti umiliato, non aprivi bocca, non ti lamentavi. La tua morte è stata causata da noi, eppure tu non apristi bocca. E se noi siamo qui, la tua discendenza, per cantare le lodi di Dio, siamo qui per te, perché la tua morte è stata seme di vita. Noi viviamo dalla tua morte. Signore, tu ci insegni a morire, tu ci insegni a tacere, tu ci insegni ad umiliarci continuamente, a zittire davanti ai tosatori. Signore, quando impariamo da te, quando impariamo a saperci umiliare come te, a lasciarci crocifiggere senza aprir bocca, quando diamo volentieri la nostra vita perché gli altri vivano. Signore, questa sera vogliamo imparare da te. Eccoti in quest'ostia, sacrificio permanente. Quest'ostia bianca sei tu, trafitto per i nostri peccati. Tu che porti la sofferenza del mondo, tu perpetui il tuo stato di umiliazione, di annientamento. E che noi non capiamo, siamo ottusi di mente, ottusi di cuore. Siamo ciechi, siamo sordi, siamo dei tonti, non capiamo il tuo linguaggio. Signore, apri i nostri cuori, apri la nostra intelligenza, i cuori per sentire, l'intelligenza per capire, apri i nostri occhi e le nostre orecchie per vedere le tue meraviglie e ascoltare la tua parola. Lode, gloria, onore a te,
Signore Gesù. Ti benediciamo, Signore, ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo, Signore, perché dalla Tua morte, dalla Tua croce, siamo nati noi, oh Signore, a nuova vita, perché Tu ci hai dato lo Spirito, il Tuo Santo Spirito, Signore. E noi ti benediciamo, il Padre ha voluto così, dice la Scrittura, è piaciuto al Padre prostrarlo nei dolori, perché è il grande intercessore, il solo intercessore, solo Gesù intercede il Padre per noi. E allora noi, oh Signore, ti rivolgiamo la nostra preghiera, oh Signore, mostraci il Tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Ecco, solo che Tu ci guardi, oh Signore, noi possiamo essere risanati, sollevati, guariti, esultanti per Te, per il Tuo grande amore. Solo Tu, oh Signore, ci ami, uno per uno. Solo Tu sai amare, oh Signore, noi non sappiamo amare, ma solo Tu, perché Tu sei l'amore, oh Signore, perché la Tua radice è nel Padre, che è amore. E allora, Signore, insegnaci l'amore, donaci l'amore questa sera, fa che diventiamo un cuor solo, un'anima sola, che possiamo postarci davanti al Padre, insieme a Te, oh Signore, per offrirci noi, per offrire i nostri corpi. Ti ringraziamo, Signore, perché so che Tu questa sera ci guarirai, guarirai i nostri cuori. Grazie, oh Signore Gesù, grazie per la Tua intercessione, grazie, oh Signore, per la Tua croce, per il Tuo sangue sparso. Grazie, oh Signore Gesù, lode a Te, oh Signore. Si compirà per mezzo di Lui la volontà del Signore. Signore, è per Te che noi compiamo la volontà del Padre. Sei Tu che hai preso tutti noi, ci hai umiliati in Te stesso, ci hai offerti in Te stesso, hai piegato la nostra volontà e noi in Te facciamo la volontà del Padre. O Signore, quanto sei grande e sei buono, questa sera vogliamo riconsegnarci a Te. Per il Tuo sacrificio noi siamo stati salvati e per le Tue piaghe noi siamo stati guariti. Noi continuamente guariamo nel Tuo sangue versato per noi. Signore, Ti ringraziamo di questo immenso amore che ci hai portato. Questa sera, mentre Ti ringraziamo, vogliamo imparare da Te ad essere umili e obbedienti e a fare in Te e con Te la volontà del Signore. Lode e gloria a Te, Signore. Ecco, fratelli e sorelle, il Signore vuole che noi diamo tutti questa sera il profumo di incenso al Signore. Egli sta mandando gli angeli in mezzo a noi perché prendano da sotto il trono di Dio così un piccolo pezzo di carbone ardente. E questo piccolo pezzo di carbone ardente è depositato dagli angeli dentro il nostro cuore. È il carbone ardente dell'amore che arde sotto il trono di Dio. Il Signore vuole che noi soltanto mettiamo un po' di incenso su questo carbone ardente perché questa casa si riempia del profumo della preghiera. Il Signore vuole che ognuno di noi metta su questo piccolo pezzo di carbone ardente qualche granello di incenso perché salga come profumo davanti a Dio l'incenso e le preghiere dei santi. Fratelli e sorelle, questa sera tutti siamo chiamati a pregare. Gli angeli santi depongono dentro ciascuno di noi un pezzettino di carbone ardente, ma tocca a noi mettere qualche chicco di incenso sopra questi carboni, perché il profumo della preghiera salga davanti al Padre dei Cieli. Sì, Signore Gesù, noi Ti ringraziamo questa sera e tutti vogliamo pregare insieme, vogliamo cantare insieme nell'amore. Tutti vogliamo fare salire a Te
non preghiere belle, grandi, ma il profumo dell'incenso, il profumo dell'amore, il profumo che esce dal nostro cuore e ti dice: tu sei il nostro Dio, noi siamo le tue creature, tu sei il nostro Padre, noi siamo i tuoi figli. Lode e gloria a te, Signore. E adesso tutti dobbiamo pregare col cuore. I carboni ardenti sono dentro i nostri cuori, versiamo un poco di incenso dentro i nostri cuori e ogni cuore diventa un braciere, un piccolo braciere, un piccolo incensiere, e questa sala si è riempita del fumo della preghiera. Gli angeli santi stanno attorno a noi per lodare colui che è qui al centro della nostra vita. Signore, tu ci hai comandato di amarci. Tu ci ami, noi ci amiamo. Tu ci ami, noi ci amiamo. Tu ci ami, noi ci Yari ni manda yani manti ala sharana Tara yara ni manka ye ginam mayarano Ti munka le reno shima goro Samurkita yo tenki lo tianu shamon tianu koro Tamunya narana yoro Cantate, cantate tutti, perché il Signore è qui, il Signore fa sparire i dolori, il Signore fa sparire le tristezze, il Signore è qui, voi siete il mio popolo, io sono il vostro Dio. Non c'è questo privilegiato, quest'altro privilegiato, tutti siete miei figli, io amo tutti, tutti li ho chiamati. In tutti ho posto la mia dimora, amatevi gli uni gli altri e cantate al vostro Dio. Yanushimo yani mareye, yalini monna yarano, shirini yana yalini hona nuanama shevarare, yamirare nyanarano. Giovani e vecchi, buoni e malati, cantate, cantate al Signore, cantate le meraviglie di Dio. Voi tutti siete miei figli, siate fratelli tra di voi, amatevi, questo solo io desidero, che vi amiate. Non avete altro debito l'uno verso l'altro se non quello di amarvi gli uni gli altri. Ecco, il profumo dell'incenso sale verso di me e la preghiera dei santi che sale. Voi tutti siete santi, siete chiamati ad essere santi. Ricordatevi che siete santi, cioè siete innestati nel santo e siete chiamati ad essere santi come Dio è santo. Signore, ti ringraziamo questa sera perché sentiamo il tuo amore, ci sentiamo amati da te e ci amiamo tra di noi, ed è questa la tua volontà. L'amore ci guarisce, guariscici, oh Signore. Signore, noi siamo un popolo malato, siamo un popolo malato perché non ci amiamo, siamo stolti quando non ci amiamo, perché l'amore è la fonte della guarigione. Oh, se ci amassimo di più, se ci amassimo di più in famiglia, nella società in cui viviamo, se ci amassimo di più nel gruppo in cui noi frequentiamo, staremmo tutti meglio, anche nella salute del corpo.
perché l'amore guarisce a tutte le dimensioni. Fratelli e sorelle, questa è la verità, che l'amore guarisce. Amiamo, lasciamoci amare e usciamo dalle nostre malattie, dalle nostre infermità. Il canto ritornerà sulla nostra bocca, la gioia ritornerà e il sorriso fiorirà sulle nostre labbra e nei nostri occhi. Alleluia. Con potenza ci dà questa parola e poi continuiamo nella preghiera di lode personale con le testimonianze. Signore, ci dice negli Atti: dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta, ne riparerò le rovine e la rialzerò, perché anche gli altri uomini cerchino il Signore e tutte le genti alle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore che fa queste cose, da Lui conosciute dall'eternità. Ecco, il Signore ci dice che dopo queste cose riedificherà la casa di Davide, rialzerà la sua tenda, perché anche gli altri uomini cercano il Signore, perché tutti possono conoscere Lui e avere Lui la salvezza. È una parola curale che il Signore ci dà questa sera. Gioiamo di questa parola e camminiamo nella luce del Signore. E adesso, fratelli, se c'è qualcuno che voglia continuare la lode in chiave personale, lodando il Signore perché lo ha beneficato, perché ha parlato al suo cuore, perché lo ha guarito, si faccia avanti in modo che noi possiamo associarci alla sua lode. Tocca tante persone, tocca il colon di una persona e guarisce l'apparato digerente. Il Signore tocca il piede di una persona, la pianta del piede di una persona. Tocca anche gli occhi e il timpano di un'altra persona. Tocca il cuore ingrossato. Cioè il Signore opera piccole guarigioni, ma sicure guarigioni. Poi il Signore compie alcune guarigioni sintomatiche di dolori. Tanti dolori spariscono. E il Signore mette un po' di saggezza nel cuore di tante persone. Noi dobbiamo benedire il Signore, soprattutto per quest'ultimo dono, il dono della saggezza, della riflessione, che induce a cambiare atteggiamenti, a cambiare vita. Signore, di questo dono ti ringraziamo. Moltiplica, Signore, il tocco della tua mano su di noi. Abbiamo bisogno tutti di essere guariti.